Ad allenarmi passo abbastanza tempo, diciamo che è molto importante l'allenamento, soprattutto nella categoria professionistica, è l'unico modo che hai per crescere, per formare il tuo corpo, l'allenamento, quindi è molto importante. E i social sono un po' uno svago, un momento. Non conto il tempo che passo sui social perché mi viene una cosa talmente naturale. Il rapporto che ho con i social è molto diretto con le persone, mi piace trasmettere la mia vita e quello che faccio in giornata, soprattutto ai tifosi, comunque magari riescono a capire meglio la vita che una sportiva svolge. I social che uso maggiormente è sicuramente Instagram e tramite le mie stories e un po' i post che pubblico, cerco di trasmettere il più possibile di quello che faccio. La tecnologia è molto importante per gli allenamenti perché hai un quadro della situazione tua, hai tutti i valori del tuo fisico, quindi i battiti, la potenza, la frequenza e in base a quello riesci a calibrare l'allenamento. Ad un adolescente che vuole intraprendere un'attività agonistica, consiglio sui social di essere se stessi e di trasmettere quello che di più bello il proprio sport gli dà per avvicinare comunque i tifosi o le persone che non conoscono ancora bene i sacrifici che fa durante gli allenamenti, durante la propria vita e per far appassionare anche altre persone a quello sport. Bellissima questa nostra ciclista, la bella campionessa del mondo juniores a squadre nel 2016, campionessa europea di ciclismo, insomma, un rapporto molto sano che condivido con i miei